Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta ad oggetto la risoluzione delle tracce dell'esame d'avvocato. Saluto tutti gli studenti presenti in aula, che bello rivedervi anche qui in sede e con questo caldo abbastanza forte a Napoli è venuto di nuovo il buon tempo, per fortuna. Vediamo che pian pianino stanno entrando gli studenti, confermatevi che si sente e si vede bene. Ne approfitto per comunicare ai presenti di diffondere la diretta di oggi e tra l'altro vi daremo anche qualche comunicazione di servizio molto importante anche su quelli che sono gli appuntamenti della nostra scuola che si terranno questa settimana. E allora partiamo dal presupposto che mi date qualche feedback positivo, che si sente e si vede bene, in modo tale che possiamo iniziare questa lezione nel migliore dei modi. Nel frattempo vi darò anche qualche avviso su quelli che saranno i nostri eventi di questa settimana. Terremo un evento molto importante sulla risoluzione delle tracce per quanto riguarda il più che tracce temi, ovviamente, che sono stati oggetto del concorso in magistratura. Sarà una lezione molto bella che terremo la prossima settimana, lunedì, quindi segnate bene questa data, alle ore 17, quindi lunedì 29 maggio, ore 17, abbiamo questa diretta molto bella sulla risoluzione di quelle che sono state i temi oggetto del concorso in magistratura. Quindi a noi piace anche poi approfondire quelle che sono le materie oggetto di concorso, quindi sicuramente sarà una lezione molto interessante. Buonasera a tutti, vedo già diversi studenti collegati e allora prima di passare la parola al mio carissimo amico l'avvocato Torrese, voglio ovviamente come sempre fare una panoramica introduttiva di quello che è il nostro corso di avvocato. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che questa è una diretta pubblica e noi in questa diretta analizzeremo solo una minima parte di quello che poi teniamo al nostro corso di preparazione. Tra l'altro sono tanti gli studenti che si stanno iscrivendo a quelli che sono i nostri corsi e non stanno attendendo l'anno prossimo, quindi la prossima sessione, per iscriversi all'esame d'avvocato. Detto questo, altro aspetto importante del nostro corso è ovviamente anche la preparazione e relativa alla seconda prova dell'esame d'avvocato. Poi ora ne parleremo nel dettaglio, ma questo per dirvi che cosa? Che non bisogna attendere l'avvio o l'inizio di un corso, ma noi ci possiamo preparare sin da subito, proprio perché noi abbiamo un metodo oramai, quello dell'online, che è un metodo efficiente, efficace, attraverso il quale avete la possibilità appunto di prepararvi dal primo momento. Ora, come si struttura il corso di preparazione dell'esame d'avvocato? Il corso di preparazione dell'esame d'avvocato si struttura mediante due lezioni che noi teniamo sempre ogni settimana. La prima lezione, che è quella principale del sabato, che ha inizio dalle ore, generalmente dalle ore 10 e termina verso le ore 14, e poi c'è l'altra lezione che invece è infrasettimanale, e orari seriali, serali. Ovviamente sono orari molto comodi, dove cerchiamo comunque di dare ai nostri studenti la possibilità di poterci seguire, proprio perché il primo aspetto più importante della nostra scuola è quello di creare un vantaggio anche in termine temporale, cioè chi segue i nostri corsi ci deve seguire, cioè, e deve avere il tempo per poterci seguire. E la scuola ha studiato anche questo, cioè ha studiato il modo con il quale voi potete seguire quelli che sono i nostri corsi e quelle che sono le nostre attività. Quindi due lezioni a settimana che voi potete seguire con più modalità. C'è sicuramente la modalità in presenza, come oggi vedo tanti studenti che saluto in aula, e poi c'è la modalità online. La modalità online a sua volta prevede due
caratteristiche, cioè la possibilità sia di seguire la lezione in diretta come in questo momento, quindi di fare domande e di intervenire, ma anche la lezione in differita, cioè la possibilità di rivedere quella stessa lezione in maniera illimitata. E questo lo potete fare tutte le volte che volete, quando volete, dove volete e come volete. E tra l'altro potete vedere questa lezione fino alla preparazione della seconda prova. Cioè questo vorrà dire che voi questo materiale lo potete utilizzare e sfruttare anche per preparare la seconda prova dell'esame. Detto questo, il corso di avvocato del centro studi non è solo questo. Anzi, non a caso la nostra scuola è, sotto questo punto di vista, inserita tra le prime scuole d'Italia con la più alta percentuale di studenti promossi per l'esame d'avvocato proprio per il nostro metodo e per i nostri servizi, perché sono tanti. Perché oltre alla risoluzione delle lezioni, delle tracce, quindi delle lezioni che teniamo il sabato infrasettimanali, noi facciamo anche tante altre attività che completano il nostro corso. Quali sono? Innanzitutto, il nostro corso è un corso che ha un numero di posti limitato. Cioè preferiamo avere un numero più ridotto di studenti, ma garantire a ciascuno degli studenti la massima qualità ed efficienza della lezione. Uno studente, se segue un corso del Centro Studi Calamandrei, deve sapere che viene seguito. Essere seguito vuol dire avere l'opportunità e la possibilità di parlare con il docente, di poter avere l'occasione di interagire con il docente anche al di fuori delle ore di lezione. Secondo servizio chiave del nostro corso è il materiale didattico. Noi forniamo a tutti i nostri studenti delle vere e proprie dispense di supporto a quelle che sono le nostre lezioni e quelli che sono gli argomenti che trattiamo al corso. Quindi, oltre alle lezioni, oltre al numero di posti limitato, abbiamo anche il materiale didattico che caratterizza il nostro corso. Altro servizio importante sicuramente rientra il servizio del tutoraggio H24, cioè la possibilità di avere un contatto con il docente o i docenti del corso, con i quali avete appunto l'opportunità di potervi preparare e contattarli anche al di fuori delle ore di lezione. Quindi troverete sempre dall'altra parte, come vedete, qualcuno che vi segue. Ovviamente, come dico sempre, ci sono dei vantaggi da un punto di vista economico per chi si iscrive al nostro corso entro un determinato termine. Quindi l'invito che faccio sempre ai nostri studenti è di non rimandare le iscrizioni per due ragioni. Prima ragione, molto spesso potrebbe capitare che abbiamo raggiunto quel numero previsto di posti e quindi non c'è più la possibilità di poter partecipare ai nostri corsi. Seconda ragione, invece, è che abbiamo la possibilità, grazie al nostro sistema di piattaforme già presenti, di potervi farvi studiare senza aspettare l'inizio dei corsi. Infatti, tutti gli studenti che si stanno iscrivendo oggi al nostro corso dell'esame d'avvocato hanno già la piattaforma precedente del corso e quindi hanno la possibilità di studiare quelle che sono le vecchie lezioni. Tra l'altro c'è un'importante novità che il Centro Studi Calamandrei, notizia recente, è stata comunque accreditata a livello nazionale anche per i corsi relativi al tirocinio obbligatorio forense, secondo la normativa più recente prevista dal nostro Ministero della Giustizia, con la convenzione che abbiamo con la scuola forense del Foro Europeo, che comunque ad oggi ci consente la possibilità anche di fare questi corsi. Quindi tutti i praticanti sintonizzati o quelli che poi successivamente andranno a vedere questa diretta, sappiate che la scuola Calamandrei si occupa anche del corso obbligatorio del tirocinio forense. Detto ciò, quindi, un altro, diciamo, tassello importante, quindi poi concludiamo il discorso collegato all'esame d'avvocato, e tra l'altro voglio fare un piccolo accenno sulla questione delle modalità, visto che forse ci sono delle novità, stiamo a vedere. Detto questo,
oltre alla preparazione della prima prova, e quindi la preparazione, quella relativa alla scuola forense, del tirocinio obbligatorio forense, la scuola prepara anche per la seconda prova dell'esame d'avvocato. E tra l'altro sono tanti gli studenti che si stanno iscrivendo ai nostri corsi perché la preparazione della seconda prova avviene mediante un metodo che noi definiamo di preparazione individuale. Cioè noi assegniamo uno studente a un docente con il quale si va a preparare individualmente su quelle che sono le materie oggetto della prova. Ed è un metodo molto efficace questo perché consente anche di effettuare delle vere e proprie simulazioni della prova d'esame, che quindi vi consente un'esercitazione molto pratica, molto interattiva, che va in un certo qual modo ad anticipare la seduta d'esame, in modo tale che quando gli studenti poi si trovano ad affrontare l'esame realmente, sono così talmente esercitati e preparati nel simulare quella prova che la vanno a superare. Quindi il metodo della preparazione individuale è un grande metodo che noi stiamo adottando per preparare la seconda prova. Tra l'altro, come ho detto anche per l'esame d'avvocato, cercate di non arrivare troppo sotto quando vengono pubblicate le date delle seconde prove, ma iniziate a iscrivervi. Questo per una ragione molto importante, perché l'iscrizione anticipata vi consente anche la possibilità di poter calendarizzare le lezioni con il docente. Faccio un esempio molto pratico. Se uno studente si iscrive, ok, se uno studente supera la prima prova dell'esame d'avvocato e vuole iscriversi con noi per la seconda prova dell'esame d'avvocato, anziché attendere un mese o 2 mesi ed è già convinto di sapersi preparare, lo faccia subito, perché nel momento in cui avviene l'iscrizione con la scuola procede ad assegnare il docente. E il docente stesso con lo studente fa un calendario delle lezioni con le quali si può preparare. Questo che cosa vorrà dire? E se per esempio lo studente vuole fare anche delle lezioni ad agosto, non è follia in realtà quello che sto dicendo, il docente è disponibile, purché ovviamente lo sappia con un preavviso logico. Non è che il giorno prima di Ferragosto contattiamo il docente e ovviamente gli chiediamo di fare lezione. Questo per dire che cosa? Che la preparazione individuale è un grande metodo. È un metodo che ci consente ad oggi una preparazione anche più globale in prospettiva. Sulle modalità dell'esame sta girando una voce, e io lo dico in maniera molto triste, che ancora tutt'oggi dobbiamo stare ad ascoltare le voci. Questa è una cosa veramente raccapricciante, che ad oggi dobbiamo solo trasmettere ansia per l'esame d'avvocato ai praticanti avvocato. Cioè, si sta vociferando per un papabile ritorno a un ibrido tra lo scritto e l'orale, quando 2 settimane fa sapevamo di un ritorno all'orale. Allora, faccio un avviso pubblico, tanto gli organi istituzionali lo sanno, noi siamo in contatto quotidiano con i nostri referenti. Tra l'altro vi invito anche a seguire la pagina della scuola sul corso di formazione giuridica 2023, il canale Instagram Centro Studi Piero Calamandrei, il canale YouTube Centro Studi Piero Calamandrei e anche il nostro sito, perché la scuola sta organizzando una serie di iniziative su questo tema, quello che riguarda le modalità dell'esame d'avvocato, invitando poi i nostri referenti istituzionali. Stiamo in contatto con il Vice Ministro della Giustizia, con anche il nostro CNF, quindi vi invito a seguire le nostre pagine, i nostri canali, proprio perché sarà un argomento molto attuale quello relativo alla modalità dell'esame d'avvocato. Ovviamente noi propenderemo sempre per l'utilizzo della modalità precedente. Detto questo, concludo facendo una panoramica generale su tutti gli altri corsi della nostra scuola e poi passo la parola al collega per la risoluzione delle tracce di oggi. Gli altri corsi oggetto di preparazione della nostra scuola sono sempre dei corsi ovviamente finalizzati sia alla materia giuridica ma anche a quella dei concorsi pubblici. Infatti, oltre al corso di preparazione per l'esame d'avvocato, prima e seconda prova, la preparazione all'esame d'avvocato
con il rilascio della certificazione per il tirocinio obbligatorio forense, la preparazione poi al concorso magistratura. Oggi proprio abbiamo tenuto lezione, tra l'altro vi ricordo nuovamente lunedì l'appuntamento 29 maggio alle ore 17 con il caro amico il professore Manfrellotti per risolvere le tracce, cioè per parlare delle tracce che sono state oggetto del concorso. E poi, altro aspetto importante, sono tutti quei corsi di aggiornamento professionale, come i corsi, quelli là relativi alla preparazione della giurista d'impresa, inglese giuridico, preparazione anche quella là relativa al GDPR privacy, è un corso molto interessante che stiamo facendo per tantissimi avvocati e non solo. E poi ci sono tutti quei corsi di preparazione nei concorsi pubblici, come i corsi, quelli là relativi alla preparazione al concorso di SGA, poi c'è la preparazione al concorso ufficio del processo, stiamo attendendo Regione Campania, questo lo dico soprattutto ai campani, stiamo ricevendo tante richieste al concorso, quello là, vice ispettore di polizia, e proprio nell'ambito delle forze dell'ordine noi abbiamo una serie di concorsi. Polizia, Carabinieri, Finanza e ovviamente Esercito e tutte le altre forze dell'ordine. Infine, non dimentichiamo che siamo un polo universitario e campus, la scuola Calamandrei ha anche un pacchetto di offerte formative per quanto riguarda le lauree e per quanto riguarda tutti i master sia di primo che di secondo livello. E poi abbiamo tutte le convenzioni con quegli enti che rilasciano certificazioni che servono ad aumentare i punteggi in ambito concorsuale, quindi certificazioni informatiche, certificazioni linguistiche, certificazioni sotto ogni punto di vista, tipo lei passi il tablet, poi il C2, il B2, che poi lo dico apertamente, chi sta pensando di prepararsi per i concorsi pubblici, di valutare questa strada parallela, cioè di prepararsi sia per un concorso pubblico, ma anche di seguire un corso che rilascia una certificazione, perché ovviamente oggi fare un concorso vuol dire anche aumentare il proprio punteggio e i titoli, purtroppo in questo caso servono, anche se io sono sempre dell'idea contraria. Allora, se non ci sono domande, io vedo un sacco di commenti, se non ci sono domande, io direi di passare subito la parola al collega, all'avvocato Torrese, per la risoluzione delle tracce. Benissimo, allora faccio un saluto generale a tutti e passo la parola al collega. Buon fine settimana. Buongiorno a tutti, eccoci qua, già subito fatto un disastro appena seduto. Allora, passiamo senz'altro, senza indugi, alla pubblicazione delle tracce di diritto civile di oggi, o meglio della traccia di diritto civile di oggi. Parleremo di un caso interessante e divertente, una di quelle tracce che sembrano, buon pomeriggio Cecilia, che sembrano essere tratte un po', no, dai famosi casi di scuola. In realtà è una traccia vera, devo dire, avvenuta peraltro nella nostra bella Napoli, quindi anche su queste cose ci distinguiamo sempre. Allora, leggo. Traccia di diritto civile. Durante le riprese di un video musicale realizzato in strada, Kaya, moglie di Tizio, viene inquadrata a sua insaputa mentre passeggia mano per la mano in compagnia dell'amante Sempronio. Dopo alcuni mesi il video musicale viene pubblicato dalla casa discografica Alfa ed ha subito grande diffusione, tanto che il tradimento di Kaya viene presto scoperto ed ella viene lasciata dal marito. Quindi, ragazzi, video musicale fatto in strada e quindi in un luogo pubblico, viene inquadrata questa ragazza che cammina mano per la mano con il suo amante. Il video diventa famoso, entra a far parte di un DVD che viene venduto, viene commercializzato presso il grande pubblico. Chiaramente la tresca viene scoperta e il marito, saputo di essere, insomma, di essere stato tradito, la lascia. Per questi motivi Kaya si rivolge al suo legale di fiducia,
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, premessi i cenni sugli istituti sottesi alla traccia, individui la linea difensiva più idonea a tutelare le ragioni della sua assistita. Ora, la traccia è chiara e semplice nella sua formulazione. Dovete capire che si sta discutendo di cosa? Del fatto che l'immagine di Caia è stata utilizzata, è stata trasmessa senza il consenso della stessa nell'ambito di un video pubblicitario, un video commerciale. Un video che però, attenzione, è stato registrato lungo una pubblica via, non in un luogo privato. E allora ecco che se il video fosse stato realizzato col consenso di Caia, sicuramente avremmo avuto una fattispecie di liceità. Allo stesso modo, se il video avesse inquadrato Caia in un contesto privato, sicuramente avremmo avuto un contesto di illiceità. Questa situazione è un po' ambigua, perché il video è stato realizzato lungo la pubblica strada, però Caia non ha mai dato il consenso ad essere ripresa, ne ha mai dato il consenso, peggio che peggio, alla pubblicazione e alla commercializzazione del video. Prima di capire allora qual è la questione problematica, che avete però intuito, capire se effettivamente Caia può dolersi dell'utilizzo che della sua immagine ha fatto la casa discografica Alfa, dovete anche chiedervi qual è l'obiettivo di Caia, cioè qual è la forma di tutela cui Caia può o potrebbe accedere. Prima ancora di guardare le norme, ragioniamo noi, quali giuristi. Qual è il rimedio che potrebbe realizzare il suo interesse? Voi capite che normalmente quando c'è lo sfruttamento dell'immagine altrui, un utilizzo abusivo dell'immagine altrui, il primo rimedio che ci viene in mente è il rimedio inibitorio. E allora stai producendo magliette col viso di Raffaele Torrese, centro studi, ma non sei stato in questo senso autorizzato. La prima cosa che io ti chiedo e che chiedo al giudice di fare è un'azione inibitoria. Condannalo a non produrre più magliette e a ritirare tutte quelle che ci sono dal commercio. Domanda: a Caia servirebbe una soluzione di questo tipo? Assolutamente no. Caia è già stata sgamata, ragazzi. Il marito l'ha già lasciata. Quindi che ritirino le copie di questo CD dal mercato o che trasformino, che modifichino questo video, a Caia non interessa più niente. Il danno, la frittata, ormai è fatta. E allora qual è l'unico interesse di Caia in questa vicenda? Saluta a me stesso. Ottenere un risarcimento del danno. Tu, compagnia discografica Alfa, mettendo in commercio il DVD o il CD o il video, quello che sia, dove io sono ripresa, mi hai procurato un danno. Quale danno? Hai provocato, grazie mille Giovanna, hai provocato la fine della mia relazione con mio marito. Qualcuno di voi potrebbe dire: beh, in realtà non è che sarà tutta colpa della casa discografica Alfa. Tu stavi camminando mano in mano sul lungomare con un'altra persona. Però dobbiamo uscire fuori dai giudizi morali. È chiaro che se lei non avesse tradito il marito, nessun video avrebbe potuto far lasciare lei e il marito, perché mai sarebbe stata inquadrata mano in mano con un altro uomo. Però è altresì vero che noi dobbiamo ragionare secondo quanto ci ha insegnato l'articolo 40 e l'articolo 41 del codice penale, che si applica anche in diritto civile, sulle concause. Sì, è vero, lei stava camminando mano per mano con il suo amante, benissimo o malissimo che dir si voglia, ma se non fosse stata ripresa in quel video non sarebbe stata scoperta. E quindi sicuramente il suo tradimento è concausa della fine della relazione, ma sicuramente un'efficienza eziologica ce l'ha avuta anche questa maledetta ripresa e la diffusione del DVD.
Quindi bisogna capire se dinanzi a un utilizzo di questo tipo dell'immagine di Kaya, Kaya possa accedere o meno ad una tutela risarcitoria. Ovviamente la prima domanda che dovevate porvi è: ma il diritto all'immagine, l'utilizzo del diritto all'immagine di una persona, l'abuso del diritto all'immagine si trovano nel codice civile? Si andava nell'indice analitico, si cercava immagine, diritto al, e si veniva riportate all'articolo 10 del codice civile. Sono quelle prime 20-30 norme che voi di solito strappate proprio dal codice civile, iniziate direttamente dai testamenti, dalle successioni. No, sono norme importanti. Che dice l'articolo 10? Che non è rubricato diritto all'immagine, ma abuso dell'immagine altrui. Quindi è una norma peculiare, lo vedrete, perché non ci spiega che cos'è il diritto all'immagine, ci spiega che succede in caso di abuso. E quindi presuppone che noi conosciamo a monte la nozione di diritto all'immagine. Leggiamo. Qualora l'immagine di una persona o dei suoi genitori, del suo coniuge o dei suoi figli sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o di questi congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Rileggiamo. Qualora l'immagine di una persona o dei suoi parenti, diciamo generalmente, sia stata esposta o pubblicata, attenti, fuori dai casi in cui l'esposizione è dalla legge consentita, vuol dire che ci sono dei casi, ovvero, significa oppure, con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa, l'autorità giudiziaria, su richiesta ovviamente dell'interessato, se non me ne frega, non me ne frega, qualcuno è anche contento di finire in un video musicale, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Vedete, l'ho già detto, è una norma peculiare perché non vi ha spiegato che cos'è il diritto all'immagine. Ha parlato, buon pomeriggio Claudia, di pubblicazione dell'immagine di una persona e ha detto che quando si abusa dell'immagine altrui, quindi quando si pubblica l'immagine altrui fuori dei casi in cui la legge lo consente e arrecando un pregiudizio a questa persona, il soggetto interessato ha un'azione giudiziaria. Qual è l'azione? Può disporre l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso. Vedete? La regola qual è? Stai abusando della mia immagine? Azione inibitoria. State pubblicando delle magliette col viso di Raffaele Torrese? La soluzione non è l'azione di risarcimento del danno, può anche essere. Ma di base la prima azione di chi vede la propria immagine abusata è azione inibitoria, fermati. Non produrne più. Salvo il risarcimento del danno, che è una tutela in qualche modo considerata accessoria e successiva. E come sappiamo oggi è il quid minimum, è la tutela minima prevista dal nostro ordinamento giuridico, come dicono le sezioni unite 2008 San Martino. Se non esiste, o meglio, in assenza di tutele più specifiche, ci rimane il risarcimento del danno. Dobbiamo fare un passo indietro però e dobbiamo capire che cos'è questo benedetto diritto all'immagine. Dunque, intanto possiamo affermare con tranquillità che si tratta di un diritto della personalità. Non a caso è inserito nel libro primo del codice civile, quello dedicato alle persone e alle famiglie, e nel titolo primo, siamo proprio all'inizio, è il titolo che si occupa delle persone fisiche. Noi siamo persone fisiche, le persone giuridiche sono gli enti. Ed è infatti è collocato nello stesso titolo che si occupa del diritto al nome, articolo 6, e degli atti di disposizione del proprio corpo, l'articolo 5, che norma che tutela il diritto alla salute, evidentemente.
Dobbiamo però far presente che il titolo primo del libro primo del Codice Civile è un titolo profondamente incompleto. Sono menzionati alcuni dei diritti della personalità, ma i diritti della personalità sono molto più di questi e non sono neanche menzionati dall'articolo 1 del codice, dal titolo 1 del libro 1 del Codice Civile. Che sono i diritti della personalità? Grazie mille Federica, troppo buona. I diritti della personalità sono i diritti soggettivi fondamentali che spettano ad ogni soggetto per il sol fatto che lui è nato ed esiste. Quindi in quanto tu sei nato e in quanto tu sei ancora vivo, se sei morto, ma in quanto tu sei nato e in quanto sei ancora vivo, sei titolare di una serie di diritti fondamentali, detti per l'appunto diritti della personalità. Diritti che si caratterizzano per un elemento fondamentale, e cioè quella confusione che esiste tra il soggetto titolare del diritto e l'oggetto del diritto. Vedete, normalmente esiste una distinzione molto chiara tra chi è titolare del diritto e l'oggetto su cui si esercita il diritto. Vedete, stai parlando arabo. Pensate al diritto di proprietà, no? Io sono proprietario di questo fermo cellulare. Chi è il proprietario? Chi è il soggetto del diritto di proprietà? Io, avvocato Raffaele Torrese. Qual è l'oggetto del diritto di proprietà? Il fermo cellulare. Esiste una chiarissima distinzione tra me, soggetto titolare del diritto, e il portacellulare, oggetto del diritto di proprietà. Ma se invece parliamo del diritto alla reputazione, chi è il soggetto titolare del diritto? Io sono titolare del diritto alla reputazione. E l'oggetto del diritto qual è? La reputazione, ma la reputazione è sempre mia. Diritto alla salute. Chi è titolare del diritto alla salute? Io. E oggetto del mio diritto qual è? La mia salute. Quindi la peculiarità dei diritti della personalità è questa commistione tra il soggetto titolare del diritto e l'oggetto del diritto. Perché oggetto del diritto è la stessa persona titolare dello stesso, chiaro? E quali sono questi diritti della personalità? Questi diritti di cui ogni soggetto è titolare per il sol fatto di essere nato e di essere ancora vivo. Il Codice Civile, come vi ho detto, vi aiuta poco, perché è molto incompleto sul punto. Menziona soltanto il nome, l'immagine e la salute, integrità psicofisica, articolo 5. Ci aiutano molto di più la Costituzione e il Codice Penale. La Costituzione, per esempio, riconosce in generale tutti i diritti fondamentali e lo fa grazie all'articolo 2. L'articolo 3 riconosce il diritto all'uguaglianza. L'articolo 8 riconosce il diritto alla libertà religiosa. L'articolo 13 il diritto alla libertà personale. Articolo 32 alla salute, eccetera, eccetera, eccetera. Diritto penale ci aiuta ancora di più, perché menziona, per esempio, l'onore, il decoro, la reputazione, eccetera. Sono diritti assoluti, sono diritti irrinunciabili e imprescrittibili. Sono i più importanti diritti che esistono, quelli della personalità. Perché io non posso rinunciare scientemente alla mia libertà religiosa, non posso rinunciare alla mia libertà personale, non posso decidere di diventare tuo schiavo. La riduzione in schiavitù, infatti, è un reato, per esempio. E proprio perché sono diritti di tale importanza, oltre alla sanzione del risarcimento del danno per chi li viola, esiste anche una tutela di tipo inibitorio. Quindi, appunto, fermati, stai ledendo un diritto della mia personalità, fermati, smettila di lederlo. Prima mi smetti di lederlo e poi io ti chiedo i danni. Ma l'elemento fondamentale è che cessi quella lesione al diritto della personalità. Pensate se a fianco a casa mia viene
creato una fabbrica altamente inquinante dove lavorano, non lo so, l'amianto, l'Eternit. Io faccio causa. Chiederò anche il risarcimento del danno, ma prima cosa chiedo inibitoria, non dovete più produrre, non dovete più lavorare Eternit. Quindi azione inibitoria perché state ledendo il mio diritto alla salute e poi risarcimento del danno. Tutto ciò premesso, ma il diritto all'immagine, che cos'è? Vedete, spesso il diritto all'immagine si confonde col diritto alla riservatezza o il diritto alla privacy. Ma in realtà il diritto all'immagine deve essere inteso in senso stretto, così come lo intende l'articolo 10, buon pomeriggio Frank, del Codice Civile. Quindi il diritto all'immagine, inteso come diritto di quell'articolo 10, è il diritto a non vedere esposta o pubblicata la propria immagine personale o quella dei propri cari. Quindi parliamo di un'immagine visiva vera e propria. Non vederla pubblicata, ovviamente, salvo che la legge non autorizzi quel tipo di pubblicazione. Oppure salvo che quella pubblicazione crei un danno alla mia reputazione. Salvo, ovviamente, questo non lo dice l'articolo 10, che io abbia prestato il mio consenso a quella pubblicazione. Perché vedete, l'articolo 10 dice che è abusiva la pubblicazione in tutti i casi viene svolta salvo che la legge non l'autorizzi o comunque in tutti i casi in cui crea un danno reputazionale. Non dice un'altra cosa che però è immanente al nostro ordinamento, e cioè la possibilità col proprio consenso di attribuire il diritto ad altre persone di sfruttare la propria immagine. Se io fossi un personaggio famoso potrei concedere a un produttore di magliette il diritto a stampare le magliette col mio faccione sopra e a venderle, vabbè, potrei farlo. Si tratta di utilizzo dell'immagine col proprio consenso. Quindi, così ricostruito il sistema, possiamo dire che l'immagine altrui può essere utilizzata, attenzione, utilizzata non vuol dire per forza a fini commerciali, posso anche farlo senza fine di lucro, non è importante. In primo luogo se questa persona, se il titolare dell'immagine, quindi il titolare di questo diritto della personalità dove soggetto e oggetto si confondono, mi ha dato espressamente il proprio consenso a ciò. Consenso che secondo alcuni può anche essere presunto. Ad esempio, molto spesso arrivano le telecamere ad inquadrare un luogo, no? Pensate a quello che è accaduto con lo scudetto del Napoli, telecamere a Piazza Plebiscito. Quanta gente pubblicamente si è esposto alle telecamere, ha festeggiato guardando le telecamere? Quelle persone hanno dato un consenso presunto evidentemente a quelle riprese. Erano volontariamente, si sono volontariamente resi disponibili a quelle riprese, ad essere parti di quelle riprese e alla trasmissione delle stesse. Seconda ipotesi in cui il consenso, seconda ipotesi in cui è possibile diffondere l'immagine altrui è l'ipotesi in cui sia la legge ad autorizzare quella pubblicazione. Ci sono delle ipotesi in cui la legge autorizza la ripresa in determinate circostanze. Intanto, se sei un personaggio pubblico puoi sempre essere ripreso, perché esiste comunque un interesse pubblico a riprendere la tua immagine, ovviamente se sei in un luogo pubblico, attenti, certo non a casa tua. Ma se Berlusconi cammina per strada lo possono sempre firmare. Oppure se l'utilizzo dell'immagine avviene durante una celebrazione, un concerto o un qualunque momento rispetto al quale esiste un interesse alla ripresa. E quindi c'è una celebrazione, c'è una festa, c'è uno spettacolo teatrale, le telecamere riprendono. C'è una festa in piazza, la festa del Napoli, le telecamere riprendono e pubblicano. Non serve autorizzazione.
perché sono i casi in cui la legge espressamente autorizza l'utilizzo dell'immagine altrui senza consenso. Se invece la legge non ti autorizza e c'è un danno all'immagine, quindi un danno reputazionale, la tua immagine è stata abusata. Quindi, ricapitolando, salvo che non ci sia il tuo consenso, e quindi con una liberatoria, la famosa liberatoria per apparire in televisione, eccetera, o un consenso tacito. Quindi ho visto le telecamere e o addirittura mi sono sporto o ho sorriso, l'ho guardata la telecamera, dimostrando di non avere interesse a che la mia immagine fosse esclusa da quel contesto. Oppure nei casi previsti dalla legge. Altrimenti, se non c'è consenso, e non siamo nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta mi ha recato un danno, io posso agire nei tuoi confronti con un'azione inibitoria e con l'azione risarcitoria. Ovviamente, che tipo di danno posso chiedere? Voi direte, il danno è sempre danno patrimoniale o danno non patrimoniale. Ma danno patrimoniale come lo computi? Esiste il danno patrimoniale? Certo, se io sono una persona famosa e tu inizi a sfornare una serie di magliette col mio viso e quindi le vendi, il danno patrimoniale può essere il mancato guadagno che tu, quel denaro che tu sostanzialmente hai sottratto a me utilizzando la mia immagine. Se io sono una persona non famosa e rientro nelle immagini di un video, danno patrimoniale è difficile da immaginare. Molto più semplice parlare di danno non patrimoniale. Hai recato un danno alla mia immagine, perché? Perché mostrandomi in quel modo hai fatto sì che finisse la mia storia d'amore con mio marito. Quello è un danno non patrimoniale. E ragazzi, questo è un caso vero, l'ho detto, peraltro è accaduto a Napoli. Erano le riprese per un DVD di Gigi D'Alessio, riprese fatte sul lungomare, riprese evidentemente rivolte a una moltitudine di persone, tutte le persone che passavano di lì in quel momento, senza una liberatoria raccolta, pubblicazione di questo DVD. Questa donna viene scoperta a camminare sul lungomare col suo amante, il marito la lascia, lei fa causa, non a Gigi D'Alessio, ma alla casa evidentemente che ha pubblicato quel DVD. Vi era una questione che qui non tratto perché non era della traccia, ma ve ne voglio parlare. La Sony, che era la casa che aveva pubblicato il DVD, faceva una questione di consenso presunto, perché diceva, beh, lei sapeva quando è stata inquadrata, ha guardato la telecamera per qualche istante. E qui la Cassazione dice, beh, ma non basta guardare per qualche istante la telecamera per potersi parlare di consenso presunto. Il consenso presunto a che le proprie immagini vengano trasmesse o in televisione o in DVD o in CD o quello che sia deve essere qualcosa di più corposo. Quindi devi volontariamente sporgerti alla telecamera o comunque consapevole dell'inquadratura devi manifestare la tua adesione alla stessa, devi salutare, devi sorridere. Quindi devi mostrare di avere ben chiaro il fatto di star ricevendo l'occhio delle telecamere, devi mostrare adesione rispetto a ciò. Chiaro? Questione problematica. Allora, diritto al risarcimento del danno CAIA o meno? Ovviamente, chiariamoci, perché è importante. Il luogo in cui è avvenuta la ripresa era un luogo pubblico, perché era il lungomare di Napoli, quindi una strada aperta, e come tutte le strade cittadine sono luoghi pubblici, ovviamente. Ma non eravamo nel mezzo di un evento pubblico, non eravamo a un concerto e allora le telecamere inquadrano tutti coloro che sono presenti al concerto. Interesse pubblico alla ripresa del concerto, non mi interessa se poi scopro che tizia ha l'amante al concerto, sono problemi suoi, ok? Non era un momento pubblico, inquadrano semplicemente il lungomare di Napoli. Quindi siamo fuori dei casi in cui la legge autorizza l'utilizzo delle immagini di persone non consenzienti. Come vi ho detto,
il consenso della ragazza non si poteva presumere. Perché? Perché la traccia non vi dice che lei volontariamente si espone all'occhio delle telecamere. Anzi, io per rendermi più semplice la traccia, non vi ho neanche detto che lei viene inquadrata e per qualche istante fissa la telecamera, ok? Quindi nella traccia che io vi ho presentato, lei non aveva la più pallida idea di essere inquadrata dalla telecamera. Stava camminando lungo una via pubblica, è stata inquadrata e la sua immagine è entrata a far parte di un DVD. Quindi non c'è dubbio che la sua immagine è stata abusata. Adesso, avrebbe diritto alla tutela inibitoria? Sì. Ha senso per lei chiedere la tutela inibitoria? No, la frittata è fatta. Non è che poi il marito, perché viene cancellato il DVD, la perdona, ok? E quindi la domanda è: ha diritto alla tutela risarcitoria? Risponde la Cassazione. Cassazione 36, ...754 del 2021, che condanna la casa discografica, ritenendo che il consenso non c'è neanche presunto, per quanto vi ho detto prima, e che c'è un danno. Ovviamente, che danno subisce questa ragazza, che era una ragazza qualunque, una persona qualunque, non era una star? Come vi ho detto, normalmente il danno all'immagine è un danno che deriva dallo sfruttamento economico che dell'immagine si fa di un soggetto. E allora io, senza il consenso di Osimhen, inizio a vendere delle magliette col viso di Osimhen, vabbè, senza chiedere autorizzazione a nessuno e a nessun altro, eccetera, né al Napoli, né al Calcio Napoli, eccetera. Ma questa ragazza era una ragazza comune, come vi ho detto. Non aveva un'immagine da sfruttare. Può chiedere in ogni caso il risarcimento del danno? Risposta sì. Perché dovete capire che quando parliamo di immagine, noi accediamo a due nozioni di immagine. Abbiamo una nozione di immagine che è legata appunto allo sfruttamento commerciale della stessa, e la ragazza non ha accesso a quella forma di tutela. Ma immagine, come detto, vuol dire anche riservatezza, vuol dire anche volontà che la propria immagine non venga diffusa, a prescindere dall'eventuale valore commerciale della stessa. E allora sicuramente le aveva una riservatezza da tutelare che è stata violata dalla condotta della casa discografica. Quindi lei ha diritto al risarcimento del danno. Spazio per le domande, e ho finito col civile, tra un attimo pubblichiamo il penale. Beh, no, non è danno patrimoniale. Tenta con questa cosa, Natascia, perché se tu mi denunci, per esempio, falsamente, e io sono costretto a difendermi in un giudizio penale, io poi ti faccio causa, magari ti controdenuncio per calunnia, in quella sede chiedo anche le spese, il danno patrimoniale, i soldi che ho dovuto pagare al mio avvocato perché lui mi difendesse in sede penale, e va bene. Ma in questo caso, invece, al contrario, io ti farò causa e poi eventualmente chiederò l'attribuzione delle spese legali, quindi è diverso il meccanismo. Ancora un minutino. Allora, io non vedo domande, se mi controllate un altro dispositivo, che l'ultimo commento sia stato quello di Natascia. Allora possiamo pubblicare la traccia di penale. Prego. Prego, prego. Allora, sulla materia, vi già
anche il codice della privacy. Sì, che però non si porta all'esame di avvocato, eh? Ah. Che legge speciale. Ah, avevo risolto la traccia. Devi sempre aderire al codice civile quando c'è la soluzione almeno nel codice civile, ok? Ho capito. Allora. Però dice l'articolo 10, stavo riflettendo, fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita. E questo non è dalla legge consentita. No, di fatto il codice della privacy la consente. Nel caso di Gigi, nel caso del video no, perché non era un evento pubblico. È una ripresa fatta per la strada, persone random, casuali, che sono state riprese e senza il loro consenso si è pubblicato, si è proceduto alla pubblicazione. Per questo la Cassazione condanna la Sony. Si parla di un illecito amministrativo. C'è anche la norma parla di illeciti amministrativi, ma qua l'azione civile la fai comunque ai sensi dell'articolo 10, capito? Chiaro? Nel caso specifico della traccia, per esempio, è facilmente dimostrabile un diritto al risarcimento del danno perché magari Kaya si è esposta in luogo pubblico, mano nella mano, col suo amante, che non so se sia dimostrabile che sia l'amante dal fatto di camminare mano nella mano. Beh, una donna sposata e cammina mano con un uomo, insomma, è decisamente dimostrabile che è l'amante. Quindi, vabbè, su questo mi ero posto un dubbio. E però lei, se magari ha accettato di camminare in un luogo aperto al pubblico, nella sua città di residenza, questa è una buona riflessione. È probabile anche che l'abbiano potuta vedere dei conoscenti. Questa è una buona riflessione, cioè lasciamo stare che era probabile che qualcuno la vedesse. Non ragioniamo così, perché materialmente nessuno dei suoi conoscenti l'aveva vista, quindi lei l'aveva scampata. Un rischio? Si era preso un rischio, ma l'aveva scampata, quindi non ci deve interessare questo. Quello che ci deve interessare piuttosto è un'altra vicenda. È vero, la Sony ha fatto un video sul lungomare e ha pubblicato questo video senza chiedere il consenso alle persone interessate. Benissimo. E quindi ti ha provocato un danno. Splendido. C'è un però. Però se tu non stavi tradendo tuo marito, non stavi camminando mano in mano, non avresti subito questo danno. Il problema è il problema delle concause, cioè si dice che è causa del suo mal pianga se stesso. Chi è con causa del suo male in questo caso? Nel senso che lei ha contribuito a generare la fattispecie che ha portato al danno, cioè essere lasciata da Caio, da Tizio. Se lei non avesse camminato mano in mano con Sempronio, la Sony non avrebbe potuto riprendere la scena e quindi lei non sarebbe stata lasciata. Però ragazzi, le concause possono eventualmente avere un ruolo ai fini della determinazione del danno, ma resta il fatto che se la Sony non avesse fatto quelle riprese, lei non sarebbe stata scoperta. E questo è un dato rilevante, dato che la Sony non le poteva fare quelle riprese. E un'altra cosa, è facilmente dimostrabile un risarcimento del danno di essere stata lasciata dal marito quando una persona ha un amante? Questa è un'altra buona domanda, però sì, perché vedi, non dobbiamo confondere il diritto con la morale. Moralmente non sarà bello avere un amante, però fatto sta che con l'amante, se hai un amante, c'hai ancora una famiglia. La famiglia, i tuoi rapporti familiari, i figli, formalmente le cose vanno bene, formalmente è tutto a posto. Lasciarsi, essere lasciata, separarsi è un problema economico e non economico, e quindi il danno c'è. Allora, diamo lettura della traccia di diritto penale. In data 5/3/2023, all'interno di un bar, Tizio inizia a corteggiare Kaya, moglie di Sempronio. Sempronio, ivi presente, adirato dalla circostanza e convinto del fatto che il non reagire minerebbe il suo prestigio pubblico, afferra un boccale di birra e lo scaglia contro Tizio, con l'intento di ferirlo. Il boccale finisce però contro un muro e, a causa dell'impatto, alcuni frammenti di vetro si staccano dal boccale colpendo Demetrio,
altro avventore del bar, ferendolo ad una gamba. Preoccupato per la possibile rilevanza penale della sua condotta, Sempronio si reca dal suo legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, premessi cenni sugli istituti sottesi alla traccia, individui gli eventuali profili di responsabilità penale ascrivibili al suo assistito. Dunque, cosa è avvenuto? È avvenuto che Tizio ha corteggiato Caia, il marito era presente, la traccia non vi dice se Tizio sapeva che il marito fosse presente o meno, evidentemente è completamente irrilevante. Sempronio si arrabbia e, temendo che la sua non reazione le avrebbe fatto perdere la faccia, gli tira simpaticamente un bicchiere di birra, un boccale di birra, quindi di vetro, appresso. Il boccale non prende, per fortuna direi, sempre Tizio, va contro il muro, va in frantumi e una parte di questo boccale, un pezzo di vetro, si conficca nella gamba di Demetrio e gli provoca delle lesioni. Ora il problema è capire se Sempronio, che ha lanciato il boccale di birra per fare del male a Tizio e ha finito invece per un errore nel lancio, per un errore di mira, ha finito per far male a Demetrio, se possa rispondere delle lesioni provocate a Demetrio. Perché abbiamo dei dubbi sul punto? Perché Sempronio non voleva fare del male a Demetrio. Sempronio voleva fare del male a Tizio, non a Demetrio, ma ha fatto del male a Demetrio. È corretto che possa rispondere del danno provocato a Demetrio? E se vi deve rispondere, vi risponderà a titolo di colpa, quindi lesioni colpose. Ho fatto male a Demetrio benché non volessi fargli del male, come se sto in macchina, mi distraggo e lo investo, ma lui non muore per fortuna. Oppure ne posso rispondere a titolo di dolo, come se avessi voluto fargli del male, cosa non vera. La seconda questione problematica attiene invece più alla fattispecie di contorno, e cioè il fatto che Sempronio abbia fatto del male a Demetrio, ma in realtà voleva fare del male a Tizio. Perché gli voleva fare del male? Perché Tizio ci stava provando con sua moglie, vale come attenuante. E cioè, usare violenza contro una persona che ci sta provando con mia moglie è una violenza scriminata, giustificata o quantomeno attenuata? O io rispondo esattamente come se avessi picchiato una persona che non ci stava provando con mia moglie? In altre parole, aggredire una persona che ci sta provando con una persona che è in mia compagnia equivale ad aggredire una persona che ti ha provocato o meno? Ovviamente la traccia non vi diceva da cosa partire. Quello che dovevate chiedervi è che cosa accade quando un soggetto vuole dirigere la propria volontà criminale verso un altro soggetto, ma per un errore durante i mezzi dell'esecuzione criminale finisce per colpirne un altro. E cioè, qua abbiamo un soggetto che voleva realizzare un reato a danno di un soggetto e invece ha finito per realizzare quello stesso reato a danno di un altro soggetto. Sempronio voleva fare del male a Tizio, fare del male che vuol dire lesioni. Voleva praticare delle lesioni a Tizio, ha finito per praticare delle lesioni a Caio, a Demetrio. Come si chiama questo istituto? Cosa accade quando io, per un errore nei mezzi dell'esecuzione del reato, perché un errore? Perché ha sbagliato mira, voleva piare Tizio, ha preso il muro e di rimbalzo poi ha preso Demetrio. Esatto, Claudia. Cosa accade quando, per un errore nell'esecuzione dell'attività criminosa, io finisco per dirigere la mia azione criminosa verso un soggetto diverso dalla vittima prescelta?
Siamo nel mondo dell'aberratio. Aberratio, che in latino vuol dire divergenza, diversione. Divergenza tra cosa? Tra quello che volevi realizzare e quello che hai realizzato. Volevi colpire Tizio, hai colpito Caio. C'è un'aberrazio che si è verificata durante l'esecuzione del reato. Ora, dove si trova l'aberrazio nel codice penale? La cercavate nell'indice analitico. Gli articoli di riferimento sono l'82 e l'83. L'articolo 83 è l'aberratio delicti, che si verifica quando io voglio realizzare un delitto e per un errore nell'esercizio dei mezzi di esecuzione ne realizzo un altro. E non è questo il caso, perché qua il delitto è lo stesso. Volevo le lesioni, ho praticato delle lesioni. Il problema è che ho sbagliato vittima. Volevo uccidere Chiara ancora una volta oggi. Vado con una pistola, ma è buio, sparo, prendo un'altra ragazza bionda, ma non era Chiara. Aberrazio, ictus. E allora leggiamo l'articolo 82, rubricato offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. Rubrica perfetta. Quando per l'errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, proprio questo, sbagliato a tirare il boccale, è cagionata offesa ad una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Secondo comma, qualora oltre alla persona diversa si offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentato fino alla metà. Quindi siamo nell'ipotesi in cui questa divergenza riguarda la persona, quindi la vittima del reato. Perché io colpisco una vittima diversa da quella disegnata? Per un aberrazio, cioè per un errore, per una divergenza, ictus. Ictus vuol dire colpo, perché nel colpo, nell'esecuzione del colpo criminoso del reato, ho commesso un errore. La particolarità qual è? Siamo dinanzi, come ben capite, ad un errore che cade nella fase esecutiva del reato. Sbaglio, commetto un errore e vado a colpire, vado ad incidere, vado a ledere un bene giuridico di una persona diversa rispetto a quella che volevo colpire. Voglio vendicarmi di Chiara perché mi ha trattato male, voglio spaccare il finestrino della macchina, lo spacco alla povera Annalisa, che non c'entra niente perché mi confondo tra le macchine. Chiaro? La particolarità qual è? Che l'articolo 82, al primo comma, ci dice intanto che io rispondo, io autore del reato, rispondo dello stesso esattamente come se avessi colpito la persona che volevo colpire. E qual è la cosa particolare? Se io tiro un boccale di birra ad una persona e per errore sbaglio il lancio, il boccale rompe il muro e una scheggia di vetro colpisce un'altra persona. Certo, io gli ho praticato delle lesioni a Demetrio, non c'è dubbio. Ma è possibile ritenere che io gliele abbia provocate volontariamente? No. Io volevo fare male a Tizio, non a Demetrio. Non lo conosco neanche Demetrio. Quindi al massimo, ragionando, io posso pensare, beh, devi rispondere di lesioni dolose. Certo, la colpa ci sta, lesioni colpose. Certo, la colpa c'è. Perché tu non dovresti tirare dei boccali di birra in un pub, ma non volevi fare del male a lui. Rispetto a lui le lesioni sono colpose, tu volevi fare male a Tizio, non a Demetrio. Invece il primo comma vi dice che l'aggressore, quindi sostanzialmente Sempronio, risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. Quindi risponde di lesioni dolose, volontarie. Questa è la peculiarità della norma.
Cioè, dato che tu volevi in ogni caso colpire quella persona, il fatto che tu poi ne abbia colpito un'altra deve far sì che comunque tu risponda come se avessi colpito quella che volevi colpire. E allora io ho tirato un boccale a Tizio, perché volevo spaccare la faccia a Tizio, l'ho spaccata a Demetrio che stava accanto a lui, io rispondo come se avessi spaccato la faccia a Tizio. Benché, lo ripeto, rispetto a Demetrio, mancava la volontà di spaccargli la faccia. Se io nella notte voglio uccidere Chiara e uccido Annalisa per errore, io rispondo di omicidio volontario di Annalisa, ma io Annalisa non la volevo uccidere, io volevo uccidere Chiara. Chiaro il ragionamento? È quello che prevede l'articolo 82, che ha come scopo quello di evitare l'impunità del criminale che semplicemente abbia sbagliato, abbia commesso un errore, ma nell'esercizio dei mezzi di esecuzione del reato. Non è stato un criminale modello. Non è che deve essere premiato un soggetto perché non è stato un criminale perfetto, chiaro? Ovviamente la norma vi dice anche un'altra cosa interessante, cioè che non solo rispondi di quel reato, ma rispondi esattamente come se avessi commesso il reato a danno della persona che volevi colpire. Perché vi dico questo? Voi dite, beh, tutto sommato, se tu volevi uccidere Chiara e invece hai ucciso Annalisa, il reato è sempre lo stesso, no? È omicidio volontario. Quindi, anziché rispondere dell'omicidio volontario di Chiara, che era la tua vittima designata, rispondi di omicidio volontario di Chiara anche se hai ucciso Annalisa. Questo è quello che vi dice la norma. Deve però farsi una precisazione. Vedete, non sempre commettere un delitto a danno di una persona è esattamente la stessa cosa che commetterla a danno di un'altra persona. Normalmente sì, se io rubo, nei confronti di chiunque rubo, sempre sono un ladro. In qualche caso, l'individuazione della persona, della vittima del reato, è importante. È importante perché, ragazzi? Perché i rapporti tra l'autore del reato e il soggetto passivo del reato in qualche caso incidono sullo stesso. Ad esempio, uccidere una persona qualunque, uccidere Chiara, uccidere Annalisa per me, non è come uccidere mio padre. L'omicidio del genitore è un omicidio aggravato, il parricidio famoso. E allora, che vi sta dicendo la norma? Se la norma dice rispondi come se avessi ucciso la persona che volevi uccidere, vuol dire che se io di notte volevo uccidere mio padre, mi stavo aggirando e sbaglio a sparare e colpisco Chiara e Chiara muore, io non rispondo di omicidio semplice, rispondo di omicidio aggravato, come se avessi ucciso mio padre. Oppure, se sono stato provocato da una persona in un locale e sono pronto a reagire, voi sapete che la provocazione è un attenuante. Se io vengo provocato, io devo stare zitto e me ne devo andare. Ma se reagisco, e per esempio spacco il naso a quella persona, rispondo di lesioni attenuate dalla provocazione. Ora, se io spacco il naso ad un'altra persona per errore, voglio dare un pugno al provocatore, ma sono imbranato e colpisco un'altra persona, la norma vi sta dicendo che tu rispondi comunque di lesioni attenuate, come se avessi spaccato il naso alla persona, tra virgolette, giusta. Però la norma vi dice, leggiamo, seconda parte dell'articolo 82, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salvo, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60. Che dice l'articolo 60? Errore sulla persona dell'offeso. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o la qualità della persona offesa o i rapporti tra l'offeso e il colpevole. Nel caso di errore sulla vittima, non sono poste a carico del soggetto agente le circostanze aggravanti che riguardano i rapporti tra i due o le qualità della persona offesa.
Quindi, in altre parole, se io voglio uccidere mio padre e invece per sbaglio uccido Chiara, non rispondo di omicidio aggravato. Dovrei, in teoria, perché io dovrei rispondere come se avessi ucciso quella persona, ma sbaglio a sparare e prendo Chiara, io dovrei rispondere di omicidio aggravato, ergastolo. E invece rispondo di omicidio semplice. Perché l'articolo 82 rimanda all'articolo 60 e l'articolo 60 vi dice che le aggravanti legate ai rapporti tra autore e persona offesa non si applicano. Secondo comma dell'articolo 60 sono invece valutate a suo favore della persona che agisce le circostanze attenuanti erroneamente supposte. Ragazzi, questo è proprio il classico principio del favor rei. Le aggravanti che ci dovevano essere non ci sono state, perché tu volevi uccidere tuo padre, quindi omicidio aggravato, invece hai realizzato un omicidio semplice perché hai ucciso Chiara, non si applica. Invece le attenuanti che tu pensavi ci fossero si applicano. Io volevo spaccare il muso a quello che mi ha insultato. Quindi le mie erano lesioni, sì, ma attenuate dalla provocazione. Invece ho sbagliato e ho spaccato il muso a un altro che non mi conosceva neanche, un povero tizio che stava là. In questo caso, quell'attenuante si applica comunque. Quindi le mie sono lesioni attenuate. Anche se il naso l'ho rotto a una persona che non c'entrava niente. Perché? Perché l'articolo 82 fa riferimento all'articolo 60. Ovviamente quella vista finora è l'aberratio ictus mono offensiva, che poi è quella della traccia. Cioè che si verifica quando io volevo colpire, volevo ledere una determinata persona, per un errore nei mezzi di esecuzione ne ho colpito un'altra. Ma cosa accade se invece io, per un errore dei mezzi di esecuzione, oltre alla persona offesa che veramente colpisco, ne colpisco anche un'altra? Immaginate, caso della traccia, in cui io tiravo il boccale di birra al mio nemico che si chiama Tizio, beccavo Tizio, però poi il boccale andava a finire contro il muro e comunque si rompeva e la scheggia comunque feriva Demetrio. In questo caso io avevo colpito tutte e due le persone. Ora avevo beccato una persona che volevo colpire, cioè la vittima designata, e senza farlo apposta, per un errore nei mezzi di esecuzione, ne ho colpita anche un'altra. Che accade in questo caso? È l'aberratio ictus bioffensiva. Simona, non si può perché il codice penale prevede l'aberratio. Articolo 82 sempre, ma comma secondo. Quando oltre alla persona diversa si è offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, cioè ho fatto male la persona che volevo, a cui volevo fare male, ma ne ho beccato anche un'altra, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave aumentata sino alla metà. Quindi rispondo di lesioni colpose, lesioni dolose, chiedo scusa, nei confronti di Tizio, ma la pena è aumentata fino alla metà. Perché è aumentata fino alla metà? Qual è la peculiarità in questo caso? Voi, se avete seguito il mio corso, sapete che se con una condotta tu commetti più reati, ci troviamo dinanzi ad un concorso formale di reati, buonasera Maria. E quindi se ad esempio io tiro una bomba, sto camminando per strada e tiro una bomba e con quella bomba distruggo una vetrina e faccio saltare la gamba a un passante, io con un'unica condotta ho commesso due reati, danneggiamento e lesioni gravissime. Concorso formale di reati si chiama una condotta più reati. Qual è la pena? La pena prevista per il reato più grave, lesione gravissima, aumentata sino a un massimo del triplo. Qua qual è la peculiarità? Qui con un'unica condotta sempre hai commesso due reati. Però qual è la peculiarità? Che uno lo volevi e un altro non lo volevi. Perché se io butto la bomba dove sta Tizio e un negozio, io voglio fare male a Tizio o ucciderlo e voglio distruggere il negozio. Ma il nostro
soggetto agente coatizio voleva fare male solo a quello che ci stava provando con la moglie. Come si chiama? Sempronio. Si chiama Sempronio. Dico quei nomi corretti. Se no è Sempronio. Sempronio voleva fare del male solo a Tizio, non a Demetrio. E allora se Sempronio con un unico lancio di boccale ha fatto male a Tizio, che era la sua vittima designata, e poi ha fatto male anche a Demetrio, con un'unica condotta ha commesso due reati, siamo d'accordo? E allora la pena dovrebbe essere reato più grave aumentato sino al triplo, come nel caso della bomba che prende negozio e passante. La norma dice invece pena reato più alto aumentata sino al massimo del doppio, non del triplo. Perché? Perché tu il secondo reato non lo volevi. Non ti posso dare la stessa pena che io do a quello che lancia la bomba, perché chi lancia la bomba vuole distruggere la vetrina e fare male alla persona. Tu qua volevi fare male solo a uno dei due soggetti, all'altro non volevi fare male. Se invece tu, col boccale di birra è difficile, ma avevi un oggetto molto grande, una sedia del genere, e vuoi beccare tutti e due perché ti stanno tutti e due antipatici, sia Sempronio che sia Tizio che Demetrio, prendi la sedia e la spacchi in testa a tutte e due, quello è un concorso formale. Perché? Perché tu con un'unica condotta hai commesso due reati, ma li volevi tutti e due. Quindi prendiamo il reato più grave, in questo caso il reato è lo stesso, lesioni, e lo mettiamo sino al triplo. Nel caso dell'aberrazio ictus bioffensiva, lancio il boccale per spaccare la faccia a Tizio, prendo Tizio ma purtroppo faccio male anche a Demetrio, tu il secondo infortunio non lo volevi, e allora ti faccio rispondere anche del secondo, ma con una pena aumentata fino al massimo della metà, non del triplo. Quindi un trattamento sanzionatorio un po' più benevolo, perché il secondo reato non lo volevi. Ora, buonasera Maria, ti devo rispondere. Quali sono le questioni problematiche sottese alla traccia? Prima questione problematica. Di cosa risponde il nostro Sempronio? Abbiamo detto che Sempronio voleva fare male a Tizio, ma Tizio non lo becca. Ha beccato solo Demetrio per un errore nei mezzi dell'esecuzione. Abbiamo un aberrazio ictus monoffensiva. Volevi fare male a un soggetto, non sei riuscito a far male a quel soggetto, hai fatto male ad un altro soggetto. Che dice la norma? Che rispondi come se avessi fatto male al, come se avessi fatto male al soggetto designato. Quindi Sempronio risponde come se fosse riuscito a far male a Tizio e non come se avesse fatto male a Demetrio. Di che reato risponde? Lesioni personali, articolo 582. Attenzione, lesioni personali dolose, non colpose. Rispondi come se volevi fare male a lui. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente è punito a querela con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Questa è la pena che si beccherà. Perché si parla di schegge nella gamba, non mi pare niente di particolarmente cruento. Seconda questione problematica, ma abbiamo detto che Sempronio ha agito perché ha visto che Tizio ci provava con sua moglie, per questo gli ha tirato il boccale di birra. Ora ha beccato Demetrio, ma dovremmo chiederci se questo provarci, se il fatto che un soggetto ci stava provando con tua moglie può costituire una... quantomeno un attenuante rispetto al reato di lesioni. Voi direte, sì, ma chi se ne frega? Era Tizio che ci stava provando con tua moglie, tu hai fatto male a Demetrio. Però cosa vi ho detto prima? Che le circostanze attenuanti, se presenti, si applicano anche nei confronti della persona che hai colpito e non volevi colpire. Quindi, se addivenissimo alla conclusione che la reazione, il lancio del boccale è attenuato dal fatto che Tizio ci aveva provato con la moglie, noi dobbiamo condannare Sempronio
per lesioni attenuate, anche se poi nella verità ha fatto male a Demetrio. E l'esempio che vi ho fatto prima, in discoteca uno mi provoca, io reagisco e gli do un pugno sul naso, ma non prendo lui, prendo l'amico. Io devo rispondere di lesioni sicuramente, ma sono lesioni semplici o lesioni attenuate? Sono lesioni attenuate dalla provocazione, perché è vero che non mi aveva provocato lui ma l'amico, ma io per un errore nei mezzi dell'esecuzione ho beccato l'amico. Chiaro? Perché vi sto dicendo tutte queste belle cose? Perché se noi qua divenissimo a sostenere che reagire, aggredire una persona che ci prova con nostra moglie, vale come attenuante, perché provarci con mia moglie vale come provocazione sostanzialmente, il lancio del boccale da parte di Sempronio sarebbe una fonte di lesioni, ma quelle lesioni sarebbero attenuate. Perché? Perché è vero che lui non prende tizio che stava seducendo la moglie, prende Demetrio, ma le circostanze attenuanti si applicano anche se prendi Demetrio per sbaglio. E quindi dobbiamo chiederci effettivamente se è possibile ritenere l'esistenza della circostanza attenuante dell'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, di quell'articolo 62, comma secondo. È un fatto ingiusto o meno il fatto che una persona ci provi con mia moglie? Sicuramente lo stato di ira c'era, se non mi tiravi un boccale, ma è un'ira giustificata, è un'ira che si può valere come circostanza attenuante, oppure qua mancava proprio il fatto ingiusto? Risponde la Cassazione. Cassazione 55 741 del 2017 e risponde in senso negativo. Il fatto che una persona ci stia provando con tua moglie non ti autorizza a reagire, perché il provarci con tua moglie, con la tua fidanzata, non è un fatto ingiusto da un punto di vista giuridico, ovviamente. Oggi tutte tracce su mogli, traditrici, amanti, gente che ci prova, eccetera, in penale e in civile. Non è un fatto ingiusto. E quindi se tu reagisci, la tua reazione non solo non è scriminata, ma non è neanche attenuata. E il fatto che tu moralmente ti sentissi in dovere di intervenire è rilevante. Perché il diritto tutela l'ira di una persona se provocata da un fatto ingiusto, ma oggettivamente ingiusto. Il fatto che tu abbia sentito come ingiusto la seduzione, la tentata seduzione di Tizio, non equivale ad un attenuante. Certo, non è che dovevi lasciare che tua moglie fosse corteggiata, devi andare, ti prego, fermati, lei è mia moglie, arrivederci, grazie, chiaro? E invece ha reagito con forza e la sua reazione non è in alcun modo attenuata o giustificata. Qui non si applica l'attenuante rispetto al reato di lesioni, ma non perché ha beccato Demetrio. Si sarebbe applicata comunque anche se ha beccato Demetrio, come nella traccia. Non si applica perché la sua reazione non era una reazione motivata da un fatto ingiusto altrui. Io ho finito, adesso spazio per le domande. Vediamo prima se c'è qualcosa in classe, perché da casa comunque ci vuole più tempo a scrivere e a vedere la domanda pubblicata. Prego. Dimmi. Se la fattispecie può rientrare nell'ipotesi dell'articolo 660 codice penale, molestia o disturbo alle persone. Quale ipotesi? Cioè quale condotta può essere molestia? La condotta del corteggiatore nei confronti della donna sposata. Sì. La molestia richiede qualcosa in più rispetto ad avvicinarci e provarci con una donna, altrimenti saremmo tutti molestatori. La molestia richiede un'insistenza, una petulanza che la traccia non ti dà a vedere. Però dice che mira a tutelare la tranquillità pubblica, che può essere turbata in conseguenza di fatti di disturbo o molestia. Ma non c'è un disturbo o una molestia nel provarci con una donna. Il fatto che suo marito sta là e si è arrabbiato è un'altra questione, ma provarci con una persona
non è molestarla, ma la molestia richiede una petulanza, un'insistenza che la traccia non ti mostra. Non bisogna mai leggere oltre la traccia. Se la traccia voleva dirti che c'era stata una petulanza, te lo faceva capire, te lo diceva. Lei rifiuta e lui continua a insistere senza fermarsi più e più volte. Tu dicevi molestia, stalking, ti veniva in mente questo tipo di reati. Ma qua c'è uno che ci prova con una donna, ha la sfortuna di trovare il marito nel bar e trovare anche un marito violento, che puoi trovare anche un marito che ti dice se alla larga basta, non ti tiro a boccare. Ma guarda Pasquale, io eviterei, nell'esposizione per l'esame di avvocato, eviterei onestamente di impelagarmi in queste cose. Grazie mille a tutti per i complimenti, a Maria, a Claudia, a Giovanna. Guarda Pasquale, siamo così lontani dal processo qua, perché appena avvenuto il fatto e vi chiedono un consiglio, che questa è la classica traccia dove vi chiedono soltanto di analizzare la questione di tipo sostanziale, ok? Quindi siamo molto lontani. È chiaro che l'obiettivo è quello di evitare la querela, però siamo molto molto lontani. A posto pure in aula? Prego. Avevo ricercato, la molestia viene definita come ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se tale alterazione sia durevole o momentanea. Per disturbo invece ci si riferisce a ciò che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone. Non è una molestia, te lo dico, provarci con una donna non è una molestia, cioè non può mai essere molestia, se no commetteremo 100 reati al giorno. La giurisprudenza ha precisato che i suddetti concetti di molestia e disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, cioè in relazione al modo di sentire e vivere comune. A ciò consegue che in presenza di un fatto oggettivamente molesto o che avrega disturbo, è irrilevante che la persona offesa non abbia percepito o subito alcun fastidio. Non è un fatto considerato dalla collettività un fatto molesto provarci con una donna, te lo ripeto. Se la traccia voleva che tu parlassi di molestia, te lo faceva capire. Non devi andare a leggere oltre la traccia, perché vai fuori traccia. Allora ragazzi, chiudiamo qua. Ci vediamo alle ore 17. 17, sì, con la simulazione prove per concorsi pubblici. Quindi restate collegati, tra una ventina di minuti c'è l'altra diretta. Arrivederci.